Bene, ve lo presento come facciamo io e Michel Urzig alla Striscia della Notizia, va bene? Vai! Diamo la linea a quel fenomeno di Marco Camisani Calzolari! Eccolo! No, questo è stato... Infatti saluto così, dai, sono così per me. E allora! Allora, ragazzi, che belli che siete, eh? Che posticino, bello, niente male come mattinata. Poi ho visto che sopra ci sono tutti i ragazzi. Ragazzi, un salutino! E vai, così, così, così. Allora, io oggi vi volevo parlare di futuro, perché uno dice... Qua questo futuro ce lo raccontano in tutti i modi, no? Ci sono hype, articoli di giornali ogni volta che dicono che saremo nel metaverso e tu fai, oh mamma mia, e adesso ci porteranno sulla blockchain e già viene l'ansia. E poi però c'è un futuro vero con cui dobbiamo avere a che fare tutti i giorni, no? Anche perché a volte in questo mondo, no? E che è in forte continuo cambiamento, non si sa mai, no? Ci sono anche quelli che fanno un po' fatica, no? A digerirlo, o no? Perché qua però uno dice, ma basta, tutta questa tecnologia che ci rende, no, antisociali, no? Però in fondo, se ci pensiamo, non è che una volta era così diverso, voglio dire, cioè alla fine non è che parlavamo e chiacchieravamo come dei matti, o no? E poi c'è un altro aspetto, c'è un'altra cosa che è questa, cioè questi sono degli amici radiologi che stamattina mi hanno mandato degli selfie. No, perché ormai non c'è più limite, no? Ormai siamo, a volte lo usiamo un po' in modo così, cioè ci diamo un po' dentro, no? Esageriamo un po'. Pensate che questa ragazzina è molto rappresentativa, è un video che è bellissimo, mi fa impazzire, perché, vabbè, si vede chiaramente come utilizzano, no? Ormai i nostri figli sono parte, lo usano come la penna, dai, in fondo dai una penna a un bambino e diventa una parte, no, del proprio corpo. Guardate qui, c'è lei... che a un certo punto, mentre sfoglia la rivista, cosa succede? Trova un banner, adesso vedrete che cerca di fare pinch, ma è questo pinch qua, non funziona. Poi a un certo punto, adesso dopo che fa, ecco, trova un banner e niente, non va, non riesce, non è interattivo. E poi a un certo punto vede il banner, gli piace, vuole cliccare, non va e prova il dito. Prova il dito, dice, ma allora è il dito che non va, guardate. Prova il dito. Capite che, no, allora qui qualcosa è cambiato, c'è niente da fare. E poi ragazzi, quante volte vi hanno detto, basta con questi dispositivi, andate a giocare fuori, E voi che fate? Andate a giocare fuori. Mamma mia, Però parliamo di cose serie, come dire, cioè di che cosa veramente, no? Cosa abbiamo davanti, qual è il futuro che ci aspetta, quello vero? Allora, i prodotti diventano servizi, lo vediamo già, abbiamo già case, perché no, ma automobili, dispositivi che affittiamo, non siamo più proprietari di questo, allora ci dobbiamo riflettere perché effettivamente il mondo sta cambiando in questa direzione. Io vivo da 14 anni a Londra e la macchina ce l'hanno veramente in pochi, no? Tra macchine in affitto a tempi brevi, quelli a tempi lunghi, quelli in un modo, quelli là, i mezzi che funzionano bene, insomma... Alla fine quella sarà la direzione, per non parlare delle automobili che si guideranno da sole, che ci porteranno come dei piccoli, no, delle piccole cabine che andranno veloci in giro per la città. Ma addirittura i telefoni, se ci pensate, ormai il telefono è alla fine è come se lo affittassimo. C'è il canone, ogni anno ce ne danno uno nuovo, non è più nostro. L'acqua, quello ce l'ho io veramente a casa, cioè affitto l'acqua, perché ci vuole il filtro, no? Per il calcare, tutte le varie cose, e il filtro dell'acqua, c'è questa azienda che te lo dà e tu hai il tuo costo mensile con l'acqua, e hai l'acqua in affitto. Ci piace? Non ci piace? Però dobbiamo tenerne conto, perché oggi in particolare volevo parlare con voi ragazzi, no? Per dirvi che cosa sta arrivando davvero, al di là di tutti i lanci, di tutte le mode, no? E poi sta cambiando anche il concetto di Stato, perché pensateci, no? Quando noi viviamo in uno Stato, no? Grossolanamente, ci lavoriamo, quindi abbiamo relazioni che hanno a che fare, insomma, con il lavoro, poi gestiamo soldi, denaro, poi ci conosciamo, abbiamo delle relazioni e poi comunichiamo, no? Facciamo dei contenuti, facciamo una serie di cose nella vita. E questa parte della nostra vita è sempre di più presso aziende terze.
viviamola dentro, è il nostro stato, in fondo, tutti quelli dentro Facebook, che si incontrano su Facebook, che scambiano moneta su Facebook molto presto, o su Instagram, o su altre piattaforme, in fondo, non hanno una loro economia, non c'è quasi uno stato, per non parlare di quanto sono potenti queste aziende, perché oggi lo hanno già dimostrato di essere più potenti dei presidenti degli Stati Uniti, che una volta era il presidente degli Stati Uniti più potente del mondo, oggi ci sono aziende private che sono, pensate banalmente, a TikTok che è ovunque, con una Cina che parallelamente con alcuni stati adesso ha problemi relazionali, eppure il suo prodotto è ovunque, come fai a fermarlo? No? E allora viviamo dentro stati metastati più che metaverso. E poi siamo sempre più dipendenti dalle decisioni delle macchine. Attenzione, è così, anche per chi ha più resistenza, anche per chi, questa è la direzione certa. Pensate banalmente a chi ha una vita professionale su Instagram e si vede il proprio account, pensate agli influencer, che, no? Che si vede il proprio account bloccato da una macchina. A volte non c'è una persona che lo blocca, vede una parola che non va bene e lo blocca, viene bloccato così. E quindi ci saranno i giudici. Che grazie o a causa dell'intelligenza artificiale prenderanno delle predecisioni. È il tempo che tu nel frattempo poi ti appelli e arrivi a quell'umano, sarà passato del tempo. Nella salute anche, poi qui siamo nel tempio in questo momento proprio di un premio collegato a quel mondo della ricerca, eccetera, organi che si stampano, ma sto pensando banalmente a chi oggi pensa di diventare medico, no? Non può non tener conto di questo, perché magari sarà un medico esperto nello stampare orecchie, no? E avanti così le applicazioni, ma pensate a quanti dispositivi indossabili abbiamo dappertutto, no? È tutto connesso, sempre più connesso, ogni oggetto, e questo di nuovo porterà delle implicazioni. Tutto quello che potrà essere automatizzato lo diventerà. Tutto, a Londra c'è una carenza, ma vedo anche qua, di personale nel mondo dell'hospitality, e ci sono i primi robot camerieri, per non avere il cameriere. Strano, distopico, delirante? Forse sì, però è così. E allora quando io parlo con i giovani non posso dire strano, distopico, delirante, devo dire questo è il mondo che avrete davanti e dovete comportarvi di conseguenza. Forse alcuni robot ci licenzieranno, forse dovremo trovare nuovi lavori, ma forse proprio anche sì, no? E ci sarà più che il metaverso che è di moda adesso, ma no, ci credo molto poco, dopo 30 anni di questo mestiere ne ho viste passare tante. Invece la realtà aumentata, quindi gli oggetti, le etichette, le cose sopra, magari voi deciderete di rendermi possibile il fatto di vedere il vostro nome. E io con i miei occhiali, questi, perché fino a quando saranno grandi non li metteremo, ma semplici, vedrò il vostro nome, di chi desidererà farmelo vedere. E vedrò magari, che ne so, io clic, c'è scritto uscita, camerini, e finalmente trovo la direzione, non mi perdo più, 4 camerini della scala. E avanti, realtà virtuale solo per alcuni, metaverso purtroppo non sarà dietro l'angolo, no, solo per alcuni, e alcuni avranno veramente una vita solo lì, ricca forse. Ma non fisica, solo i ricchi potranno permettersi di andare in vacanza, quelli molto ricchi, gli altri vanno in una vacanza virtuale. Brutto? Forse sì, ma non sono qui per fare questo tipo di analisi, sono qua in pochi minuti a raccontarvi che cosa sta succedendo e soprattutto cosa fare. L'intelligenza artificiale sarà dappertutto, che non esiste peraltro, per ora è machine learning, non ha nessuna non è senziente, anche se a volte leggete questo, eh? È machine learning, cioè statistica unita a big data. Ok, che fare? Ragazzi, che si fa qua? Allora, bisogna imparare ad imparare. Sembra banale, ma a volte, come dire, il solo nozionismo non è più sufficiente. E la scuola sta cambiando in questa direzione, ma deve andare ancora più avanti. Anche se non farete i programmatori, dovrete occuparvi di... Non potete passare una vita senza aver avuto a che fare con i linguaggi, la mentalità computazionale, perché ve la ritrovate dappertutto. La matematica, oggi in questo momento sono i più pagati, se andate a vedere quanto vengono pagati i manager del settore, i manager e soprattutto i matematici, che sono poi quelli che programmano l'intelligenza artificiale, big data, sono quelli che guadagnano di più. Per chi è portato, una volta era il matematico, non troverai mai lavoro, oggi sono i più ricercati. E perché no? Io vivo in Inghilterra e quando mi dicono, ma è ovvio che mio figlio deve andare a studiare in Inghilterra, io dico fermi, se sono materie umanistiche l'Italia va benissimo, siamo fortissimi, rimaniamoci su sotto certi aspetti, senza però tuttavia ricordarci che viviamo in un mondo dove, come dire, come diceva William Gibson, no? Il futuro è già qui, solo che non è ancora stato distribuito equamente.
E soprattutto, ragazzi, questo è importante, apprendimento continuo, non smetteremo mai di studiare. Lo so che non è una buona notizia, ma se farete il lavoro che vi piace, perché la vostra passione, smetterete di lavorare tutta la vita, farete solo quello. E ovviamente continuerete a studiare, io faccio solo quello, il 90% del mio tempo è quello. Imparare a prendere decisioni, imparare a negoziare, imparare a gestire il tempo, questi soft skill che ce li devono insegnare, pretendeteli. No? E anche la salute mentale, perché no? In un mondo così strano, distopico, lontano dall'umanità per certi aspetti, dobbiamo preoccuparcene. Anche la lettura veloce, ma pure quella lenta. E imparare, io insegno all'università, i ragazzi escono che non sanno come si fa a applicare per un lavoro, cioè imparare a mandare un curriculum, imparare a gestire i soldi, imparare a essere imprenditori, lo diventeremo tutti. E l'inglese, ragazzi, l'inglese, perché il mondo è grande, bisogna informarsi in inglese, altrimenti quando leggiamo le notizie in italiano, le hanno già tradotte, ne hanno scelte solo alcune, il mondo parla inglese. Però, tuttavia, non è mai troppo tardi, e questo lo dico soprattutto per i meno giovani, perché dicevo, ma qual è la slide per non è mai troppo tardi? Ho detto, questa mi sembrava andasse bene, poi mi serviva una slide per chiudere ottimistica. No, prima dell'ottimistica, prima dell'ottimistica questa, che era un po' del l'abbiamo sempre fatto così, che è un po' il mio nemico. Allora questa è perfetta, no? Quello con la ruota dice ma io ho la soluzione, e l'altro dice ma io ho troppo da fare, non lasciami stare. No, invece basterebbe girarsi e prendere le ruote. Questa è quella ottimistica, eccola qua. Come va? Ce lo fate qua. E poi ho detto, per incentivare, ho detto, volevo dire, e adesso ci vuole anche un po' di coraggio. E ho messo questa. E soprattutto, proprio volevo dare la botta finale di positività, che anche se siamo un po' indietro, in questo caso come paese, ma io tifo per l'Italia fino all'ultimo cellula che ho, ce la si può fare anche alla fine. Va bene ragazzi, grazie. Standing ovation, potete stare anche seduti, virtuale. Standing ovation virtuale. Ciao! Ciao! Professore dell'innovazione, grazie per i tuoi consigli cibernetici illuminanti. Jerry! Che bravo che è Jerry. Grazie, io ho imparato più guardando te a Striscia la Notizia che con tutti i manuali dei telefonini che ho avuto. Per cui sei il mio punto di riferimento. Grande Jerry, a presto, ciao! Grazie.